Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo insieme a Nicola Cacciapuoti per parlare di questo primo stage dei portieri che si terrà dal prossimo lunedì 29 giugno al Brillipelli, che Nicola ha promosso insieme ad Andrea Barbagli, Gianluca Ermini, Filippo Nocentini e Simone Moretti, tutti i preparatori dei portieri dell'Aquila Montevarchi impegnati nel settore giovanile e nella scuola calcio. Quindi con Nicola, che ringraziamo per questa sua disponibilità verso Sport a chilometro zero, cominciamo a scoprire i primi dettagli. Intanto, Nicola, come nasce l'idea? L'idea nasce praticamente, cosa succede durante la pausa estiva? Che tutti questi ragazzi hanno la possibilità di fare degli stage per calciatori, però raramente si riesce a trovare degli stage proprio specifici per i portieri. E l'idea è stata quella, nasce proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di potersi, prima cosa, mantenere attivi e in allenamento anche nei periodi, diciamo, dopo che i campionati sono finiti, e poi per farlo anche in maniera costruttiva, per potersi migliorare e per potersi anche divertire, perché poi alla fine, oltre che ad allenarsi, per migliorarsi bisogna anche divertirsi. Immagino che il gruppo che avete formato è composto da allenatori di grande esperienza. Ce li presenti? Certo, io sono il referente di questo progetto, di questo stage dei portieri. Mi presento, sono Nicola Cacciapuoti, con una buona esperienza alle spalle in diverse categorie qui nel Val d'Arno. E poi i miei collaboratori sono Andrea Barbagli, anche lui collabora strettamente con l'Aquila Montevarchi. È una persona molto affidabile, di buona esperienza. Poi abbiamo Ermini Gianluca, anche lui sempre preparatore dei portieri dei giovani del Montevarchi, quindi tutte persone che comunque fanno parte della società, e anche lui collabora sempre con il settore giovanile dell'Aquila Montevarchi. Abbiamo Nocentini Filippo, anche lui altro preparatore dei portieri del Montevarchi, che comunque anche lui ci darà una mano e collaborerà con noi. E Moretti Simone, e lui è il preparatore portiere dell'Aquila femminile Montevarchi, che anche lui rientra con noi a fare questo progetto e a darci una grande mano. Per svolgere questa vostra attività in sicurezza, cosa prevede il protocollo? Ma il protocollo è quello come da decreto ministeriale, logicamente non avremo la possibilità di usare gli spogliatoi, non avremo la possibilità di farci la doccia. Poi cercheremo di tenere le distanze il più possibile, e magari facendo lo specifico con i portieri è anche più semplice rispetto a dover fare cose con i calciatori. Quindi ci atterremo a tutte le normative per avere la sicurezza totale. Lo stage è aperto a ragazzi di diverse fasce d'età che vanno dai 2004 ai 2012. Quindi, come pensate di organizzare i vostri esercizi? Allora, le fasce d'età partiamo dai 2004 e arriviamo fino al 2012. Logicamente i ragazzi saranno divisi per gruppi, ogni gruppo avrà un allenatore, un istruttore di riferimento, e i lavori saranno inerenti al gruppo che ogni allenatore avrà. Logicamente il gruppo dei grandi farà un tipo di lavoro adatto per loro, e stessa cosa per i piccolini, che avranno un tipo di lavoro che comunque sarà costruttivo e divertente, sempre adatto alla loro età. Probabilmente la parte più difficile da gestire, immagino, è la voglia dei ragazzi che vogliono ritornare in campo a giocare, a divertirsi, quindi, come dire, impartire le vostre istruzioni, i vostri insegnamenti e tenerli a freno sarà un bel compito. Certo, sappiamo che comunque questo coronavirus ha un po' cambiato tutte le strategie, e cercheremo comunque di farli sfogare per tutto quello che avranno voglia di fare, sempre tenendo una disciplina che possa essere consona a quello che è il nostro stage. Però abbiamo voglia tutti di poter ritornare alla normalità, di poter fare qualcosa che tanto ci piace, e poi alla fine di fare una cosa nuova, perché
Voglio ribadire questa cosa: in Val d'Arno una cosa così non è mai stata fatta. La società la ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di poterla fare, e io insieme agli altri preparatori dell'Aquila Montevarchi abbiamo preso la palla al balzo per poterla fare, e siamo molto contenti e raggianti di questa cosa qui. Anche noi come ragazzi abbiamo tanta voglia di incominciare. E con quest'ultimo commento di Nicola Cacciapoti è davvero tutto per questa prima anticipazione su questo primo stage per giovani portieri che Nicola Cacciapoti insieme ad Andrea Barbagli, Gianluca Ermini, Filippo Nocentini, Simone Moretti hanno organizzato per i ragazzi che vanno dalle fasce d'età dal 2004 al 2012 e che inizierà il 29 giugno al Brilliper. Intanto ringrazio Nicola Cacciapoti e Marcello Sani per le riprese e quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.